non accompagnati sono 109, a fronte diciamo, di un numero che doveva essere molto esiguo o addirittura nullo. Però ci siamo riusciti ad organizzare attraverso l'accoglienza con le strutture convenzionate con il Comune di Napoli, quindi quelle ordinarie, di accoglienza ordinaria, attraverso l'invio di 20 minori a Salerno, e il resto li abbiamo accolti a Mare Chiaro, in un centro polifunzionale che in realtà non è un centro di accoglienza residenziale, ma che noi abbiamo ritenuto di dover allestire, grazie anche all'aiuto dei volontari e soprattutto dei servizi sociali, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, anche la ANM, la SIA, veramente tutti si sono assolutamente mobilitati per riuscire a rispondere a un'esigenza e ad un'emergenza, direi. Le operazioni sono finite molto molto tardi, noi abbiamo accolto gli ultimissimi minori a Mare Chiaro alle 2 passate, quindi loro sono arrivati praticamente stremati dopo una giornata che è stata durissima e dopo giornate che sono state durissime. Alcuni di questi ragazzi erano anche bruciati, avevano delle ustioni derivanti dalla posizione in cui stavano nei barconi, sui motori, quindi veramente delle situazioni estreme come ci si può immaginare, anche bambini molto piccoli, donne incinte. C'è stata una grande disponibilità anche da parte per esempio di Villa Betania, che a un certo punto io ho contattato per accogliere una donna incinta con dei bambini, c'è stata una grande, grande mobilitazione. E anche una capacità, io credo, di gestire l'emergenza in un modo però ordinario, che secondo me è la cosa più indicata, insomma.